Salve a tutti, scusate un attimo l'attesa stasera. Ho cenato con cozze, una pizzetta rossa dell'idol e mi sono fatto un cran caramel. Allora, intanto vi chiedo se vi è piaciuto il video su Marco PT che ho fatto oggi. Avrà fatto parecchio scalpore. Per tutti gli allievi che hanno mandato video in, uh, telefo sul telefono. Scusate se non rispondo, ma sto in live è un casino oggi. Appena finisco, vi rispondo a tutti. C'è gente che sta mandando video e non riesco a vederli tutti. Ok. Che si dice? È bellissimo, video. allora. Come avete visto, non è stato un finto dissing. Ho fatto. Oh, grazie, gelosy 888. Banalità: che differenza c'è tra high bar e low bar? Allora, bilancieri alto: la differenza è che sicuramente avrete meno stress a livello di, di gomiti perché state molto più sotto, no è molto più rilassato. Invece, low bar state molto più stressato con i polsi e con i gomiti e quindi vi può dare più fastidio questa è già la prima differenza che non tutti riescono a fare low bar poi vi trovate anche a essere molto più chiusi e quindi un po' vi complica la, la discesa nello squat Aspettate che tolgo un po' lo zoom eh, ok, stavo troppo lontano e quindi fate meno ROM perché la leva della schiena ovviamente è più corta in salita, perché vi trovate col bilanciere molto più basso, mentre i bar sta più alto. Quindi high bar fate un po' più fatica di schiena, però state molto più sui quadricipiti, mentre low bar dovrebbe stare molto più sull'anca, ok? Diciamo che tra i due low bar paga sempre di più in termini prestazionali, però usura molto di più spalle, gomiti e polsi. Quindi consiglio un paio di pozzini per le low bar. Io di solito inizio sempre con la barra alta, poi passo a, a fare i low bar più avanti con quelli che seguo. Marco Pitti, i rapporti sono questi: lui, dopo che ha visto il primo video, si è incazzato a morte perché è un grande per ha detto, Marco, su, lasciamo perdere il rancore, andiamo avanti. E Lui ha chiuso tutti i rapporti con me. Cioè, risponde con le storie facendo un po' l'offeso. Ma pare che non mi voglia più invitare a casa sua. Io proverò a salire se posso. E anche non so dove abita. Per cui se me ne dà savio l'indirizzo, bene. Se no, che devo fare, ragazzi? Io ci ho provato. Avete visto tutti quello che ha combinato l'allenamento? È una persona che veramente è meglio se è stata sola, a me ha detto che ho perso l'unica possibilità di collaborare con qualcuno perché tutti quanti adesso. Dopo quello che è successo a Marco, nessuno vorrà più collaborare con me. È ovvio che se io vado a collaborare con un altro tizio che mi fa quello che fa Marco, ed è un tizio pubblico, butto tutto in cagnara, come ho sempre fatto. Ma il problema è Marco, non sono io. Questa maglietta è della Power Academy, l'ha disegnata un certo Mr. Danger 2013, che dovrebbe essere anche in chat. Ed è una palestra di Serra San Bruno che è. Attrezzata per il powerlifting, aria riaperto. tutti quelli della Calabria, invito ad andarci. Allora, sento fastidio alla schiena quando appoggio il bilanciere alla, sch alla schiena, doppio, parola, doppio senso. Rimedi Ramazan Kilafi. Il rimedio è che sicuramente, se ti ha fastidio, o lo appoggi male o sei molto secco e, lo e senti l'osso, man mano a mano che prenderai l'abitudine. Vedrai che non sentirei nulla, ci sono dei ragazzini che si mettono 110 kg sulle spalle, non vedo perché un uomo dovrebbe lamentarsi, a meno che tu non sei una donna. Sicuramente non devi metterti il salsicciotto con l'asciugamano rotolato sul bilanciere, quello non si può vedere. No, i bicipiti non li alleno, non li alleno da una vita, potrei fare ogni tanto qualcosa, ma è una cosa che mi annoia profondamente, tutti i monoarticolari mi annoiano. Allora, pollici dentro o fuori la presa. Nello squat io consiglio sempre il pollice dentro, però c'è chi dà fastidio e mette il pollice fuori. Ok. Mentre nel rematore io consiglio di metterlo fuori in modo da non stringere e usare molto più il dorsale per remare oggi, con questo bastone posso farvi vedere un po' di movimenti. Un saluto, non è già sto filo, stufato. Un saluto dalla squadra dell'università di powerlifting di Vilnius, in Lituania, domingo, Alessio Moncana. Lituania, quindi fuori dall'Italia. Ci sono paielle che fanno doppia seduta giornaliera, che ne pensi? Diego Simeoli. Ma se uno ha il tempo libero è un'ottima idea, perché si riesce, a... si riesce a fare magari il volume maggiore, ma si è più freschi perché si taglia la dose, ok? Andrea Castiglione perché ti impunti sulla i bar di non alzarsi troppo con il busto dalla buca dallo squat vedo parecchi pesisti fare il contrario. Aspetta, non ho capito la domanda. Perché ti impunti sulla i bar? Di non alzarsi troppo con il busto, non l'ho capito. Cioè, spiegati meglio, Andrea, che cosa volesti chiedermi, nel senso, mi chiedi perché nella i bar non si fa come fanno i pesisti. Ma i pesisti fanno un altro tipo di movimento che è. Più specifico a quello che devono fare nella loro gara mentre il powerlifter o la persona normale che fa squat vuole cercare di scendere il meno possibile sotto il parallelo per rimanere carico, senza fare quella cosa che va avanti con il bacino no? che fanno i pesisti? Se era questa la domanda, ok, come scegliere l'entrata e le chiamate successive, Saverio Botti. Allora, tanto lui è un mio allievo. Cominci con il 90%. No, intanto dichiari l'entrata in gara, non importa se è troppo alta o troppo bassa, la puoi comunque abbassare. Poi, quando vai a scaldarti, vedi che sei particolarmente in forma o meno, modifichi qualcosa 5 minuti prima. Dopodiché entri con un peso che sia un 95%. Dopo che l'hai fatta, in base a quello che fanno i tuoi avversari, se stai giocando per il podio, se è un record, chiamerai di conseguenza la seconda e la terza. Ricordati che la terza la puoi cambiare due volte, quindi puoi fare strategia solo in terza. Quindi è molto importante piazzare una buona prima, una seconda che ti permette di giocare al rialzo. Lorenzo dichiara, con il calisthenics per la parte superiore del corpo si può mettere massa? Beh, ovviamente, se si fanno un sacco di trazioni, di saporrare, si lavora col corpo libero, si può costruire un buon, un buon upper. Il pettorale penso però che vada un po' a... A farsi fottere perché loro comunque hanno una tendenza a aggrapparsi alla barra e stando chiusi così, no? Quindi sono cifodici. Questo perché loro devono fare poi il mass up. Mentre io le trazioni le faccio in questo modo, ma in questo modo non potete fare il mass up. Quindi loro con tutti questi movimenti tra i dips e le trazioni in questo modo si ritrovano a essere cifodici chiusi e il pettorale un po' carente, quindi la postura sbagliata. Herman Niaccia come personalità? Meglio Marco PT o Master Wallace? Beh, allora, io penso che siano molto simili. Marco addirittura mi ha detto di invidiare Master perché ha creato un impero sulla fuffa. E, ma come fai a essere, cioè come fai a voler essere uno come Master Wallace? Forse perché ma Marco PT pensa di non valere tanto come vale Master Wallace e quindi magari con una sorta di vendere fumo e inganno uno può fare più soldi. Non lo so, sinceramente io Master Wallace lo ritengo una persona che andrebbe buttata giù. Marco PT mi ha dato questa l'impressione durante gli allenamenti che facevo e quindi mi sentivo il dovere quasi di metterlo al pubblico ludibrio. Però dato che con lui avevo un rapporto affettivo, volevo aiutarlo, ho pensato "Marco, non fare la fine di Master Wallace, perché dopo ti trovi contro di me". Per difendere un sistema, uno schema specifico, no? Però secondo me tra i due, se potesse scegliere andrebbe a seguire Master Wallace. Ed è quello che ha scelto alla fine. Perché adesso lui relegato in quell'angolo lì, dove vuole andare? O lui esce e si apre di mente, o rimarrà nella nicchia. Se gli basta così, contento lui, ma è che non si lamentasse se poi tutti gli passano davanti. Perché io veramente lo volevo trainare. Mi sta a cuore Marco Pt per, per quale motivo? Perché, conoscendolo dal vivo, veramente, io gli ho detto: Marco, a me mi fai compassione, mi spiace, ma mi fai compassione per quello che tu hai subito nella tua vita, tutte le, le fregature, quindi a me mi andava di aiutarlo. Quando uno ha tanto per sé come sono io, è giusto condividere con gli altri. E lui non ha mai capito questa cosa perché lui non ha questa empatia di affezionarsi, cioè io gli ho detto, Marco, ma se io ti dico che ti voglio bene, cosa provi? Lui non, non lo so, niente, penso che non provi nulla, cioè, lui non gliene frega niente di me e questa è la verità. Sono io che ci sono rimasto scottato a livello affettivo, lui è rimasto scottato a livello lavorativo semmai. Molte cose non le ho dette nel video, però ci sarebbe da dire tante altre cose. Io, per esempio, tutte le volte che un suo ex allievo passava con me. Io gli andavo a dire, Marco, guarda che questo qui ti ha lasciato questi motivi, che vogliamo fare? No, sporco, traditore, bastardo, infame. E vabbè Marco, ma se fai sempre così, allora a quelli dicono, ho ragione che l'ho lasciato. E cioè non accetta critiche, non accetta feedback. E io cosa posso fare per far migliorare a quest'uomo? Allora, dovevo fare il bulgaro? Basta, dagli solo le correzioni, dire bravo tutte le volte. Perché è questo che voleva sentirsi dire. Allora. C'è un sacco di domande, ragazzi, non posso rispondere a tutti. Cercate di andare un po' più piano. Uh, non è che mi sono innamorato, mi sono affezionato. Come ti puoi affezionare a un cane ferito? no? Che ha la gambetta zoppa, lo... voi cercate di salvargli la vita, poi lui vi morde e lo abbattete. E questo era Marco PT. Quanto ha pesato la separazione con la compagna sulla condizione fisica mentale? Intendi la mia o la sua? Perché anche lui ha avuto delle separazioni. Ma allora, diciamo che è una cosa che nell'aria già c'era. Cioè, io di solito mi preparo prima al peggio. Anche con Marco PT, sapevo che due, avevo due scenari. Uno, Marco mi avrebbe dissato e io avrei preparato il video per spiegare tutto quello che è accaduto. Scenario due, Marco avrebbe lavorato con me e sarebbe diventato il mio uomo migliore. Il solito perfetto, capito? Perché Marco è una persona che se hai qualcosa da fare, lui si impunta. Quindi pensavo. Tutta quella sua fissazione per bulgaro, se l'avessi sovrascritta con il mio metodo, lui avrebbe puntato il mio metodo in alto. Avrebbe guadagnato con le mie briciole, ma avrebbe guadagnato più di quello che fa adesso. Secondo me, poi magari mi sbaglio. Lui ha scelto l'altra via, onorevole, però non compete. E quindi il discorso compagna, ovviamente mi ero preparato anche a questo, e quando è successo, sì, ho sofferto in quel momento lì, però già c'era nell'aria questa separazione. Evol 16, non, non torno a casa stasera. Mio fratello mi dà 2 euro. Vabbè, assurdo. Ciao Domingo, DB. Oh, stasera DB mi sa che offre di nuovo a tutti, eh? Ti sono piaciute le correzioni che ti ho fatto, a parte che mi hai mandato altri video, se non sbaglio. Comunque, ragazzi, facciamo che d'ora in poi, senza che lo dico sempre, il primo che commenta o mette il like su ogni video che pubblico si becca una correzione gratis su Telegram. Facciamo così. Fabio, in termini di bodybuilding amatoriale, reputi lo stacco rumeno un ottimo costruttore di femorali? E se in generale con buoni volumi di squat stacco rumeno? Bah, secondo me lo stacco rumeno potrebbe anche ovviare allo stacco, cioè lo stacco è un esercizio di spinta, non per la schiena. Quindi se togliamo la parte delle gambe, nello stacco rumeno, quindi scendiamo solamente fino a poco sotto il ginocchio, movimento lento, isocinetico, è ottimo per costruire la schiena. Certo non si caricherà tanto, io a quel punto metterei almeno uno stacco regular e poi uno stacco rumeno. Claudio Panizza. Allora, io ho un canale Telegram dove la gente mi manda dei video squat, punk e stacco con le visuali che io vi ho indicato. E Praticamente io li correggo e tutto qua. Poi mi mandano a volte la punk, a volte lo squat, a volte la... anche altri esercizi. Sui link in descrizione di ogni mio video ci sta scritto Telegram, Domingo, PT, non mi ricordo, qualcosa del genere. Allora, io sabato devo andare a seguire un ragazzo in gara che farà la gara di stacco, Riccardo Meloncelli, quello che nel video degli allievi ha fatto 305 di stacco. Giugno, meno 120, si gioca al podio. Già che ci sono, volevo andare a seguire un po' di persone in giro che mi avevano chiesto e sto ancora vedendo per, per tutte le, le tappe gli orari. E dato che vado su, metto Marco, ti vengo a trovare e vado a casa tua, facciamo un video insieme. No, 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 non ti do l'indirizzo, non ti apro, non fare l'offesa, non è successo niente, dammi un bacio, dai. Niente, fa, fa la prima donna. Allora, Riccardo... Aspetta, eh. Sì, ho visto la live di Matteo Marcon, mi sono scompisciato da ridere quando... Si è messo a vedere la, il video di Marco sull'archivio e Matteo che lo imitava. Adesso ti blocco. Mi so, mi sono, io, non, io difficilmente rido perché mi ha fatto un sacco di ridere Matteo. E di Matteo, per esempio, è una persona a cui ho fatto un video recensione. Mi pare che era un po' bacchettato, ma niente di che. Non si è arrabbiato, ha accettato la critica e questa è una persona con cui si può collaborare volendo. Gente, io voglio gente aperta, gente aperta a tutto, che prende iniziative, no? che sta lì a piangersi addosso. A, Marco lo potevo solamente aiutare. Non c'era modo che lui potesse aiutare me. E lui non ha saputo sfruttare questa cosa. Metti a fuoco la cam. Perché non è a fuoco? A me sembra buona. Domingo, Marco ha problemi con l'alcol? Salerno speciale. Ma lui ogni tanto si faceva un bicchierino qua e là quando si con me. Mo boh, non so se ha più problemi. Però sicuramente, sicuramente il vizietto di bere ce l'aveva. E molte volte ho detto, Marco, magari quando ti alleni evita di farti qualche bicchierino perché sai non è capito un vino qua ogni tanto uno spritz però non è il caso devi stare performando anche perché se poi non spingi non dare la colpa a me Ghostwriter mi hai deluso per quale motivo? che cosa ho fatto di male? Ah, a proposito di Ghostwriter Marco me aveva proposto di fare il Ghostwriter cioè lui diceva eh, gli allievi miei tu gli fai la programmazione e io pago te quindi Ero quello che nascosto faceva le programmazioni sui allievi. Questa è una cosa che una formula che avevamo pensato insieme così aveva una mano anche lui. Buonasera domingo, per caso alleni anche pugili Young Dagger. Allora, eh, Pugnale Giovane, ti chiami, no? Io sto allenando un ragazzo che fa pugilato e fa anche pesi. E lui si è accorto che i fondamentali hanno un grosso transfer, specialmente la panca. Perché voi imparate a spingere. Quindi questa maggior potenza poi nel pugno riuscite a darla anche con le gambe quindi volendo sì tanto gli arti marziali si abbracciano perfettamente con, uh, con i pesi Matteo Bevi Domingo ma Marco non programma solo in bulgaro e questo è quello che mi ha detto lui però guarda caso tutti quelli con cui ho parlato lui fa fare solo bulgaro ora mi facesse vedere un tizio a cui non fa bulgaro e eh, io però san... quanti ne saranno? cioè io non so manco se Marco sappia programmare diversamente dal bulgaro perché per fare il bulgaro basta che scrivi massimale, 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 massimale decidi la frequenza la mandi a tutti, è finito cioè il tizio una volta che hai fatto la scheda perché dovrebbe richiamarti per fare la consulenza cioè la scheda uguale per tutto l'anno è quello che io non capisco e perciò io ho detto a Marco fai come faccio io, fai una programmazione che non si capisca dove va a parare, in modo che quello non può farsela da solo cioè devi fidelizzare quella persona, altrimenti quello molla e infatti lui adesso non sta facendo così, però non fa più le chiamate, ma fa il flat, cioè tu fai un solo pagamento per tutto il mese, quella persona è sotto di te. Quindi lui ha la certezza che quella persona non vada da qualcun altro quando ri riabbassa la cornetta. Ed è questo che io gli ho consigliato. Quindi questa cosa l'ha presa perché ha visto che... Perché Marco questo voleva, solo questo gli interessava. Non voleva il cuore. Io, Luca Bonomo, sono dell'83 quindi ho 38 anni compiuti. Saverio Botti durante le gara mangi qualcosa? Ma allora, tra una prova e l'altra, magari no, tra squat punk e stacco possono ballare 15 minuti. È bene riprendersi un po' di zuccheri, qualcosa che vi. Perché le gare sono lunghe. Arrivate allo stacco che siete veramente deperiti. Specie col caldo d'estate, molti sali minerali dovete portarvi io ho fatto una gara a digiuno perché non avevo fame perché la fame non vi viene fame, eh, ve lo dico e alla fine è andata malissimo la gara lo racconterò nell'AMARCOL 2017 ma perché accanirsi costando contro una persona? Andrea Bobba ma io non è che mi sono accanito io ho capito l'andazzo che lui stava facendo pubblicando PR senza gratificare il mio lavoro nascondendomi dicendo no no ma domingo la programmazione cioè a me dava fastidio perché comunque lui ha un canale di 8000 iscritti io devo stare tranquillo, non posso pensare che questo tizio mi porti cattiva pubblicità, quindi devo avere il culo parato. Ecco perché ho fatto questo video, perché adesso lui non potrà dire più niente, non potrà mai replicare a questo video, perché ho messo l'ultimatum ed è così che si fa. Lui non ha argomenti, tant'è che l'unica cosa che ha ribattuto è la storia dei quattro esercizi, no? che i papolitici si fanno quattro esercizi, non tre, perché lui dice stacco regola del suo, sono due esercizi, è scritto su Instagram. Ah, ti devo spiegare pure il tuo sport. Sì, sì, Marco, va bene, prendi questa pillola. Allora, uh, Andrea Federico, farai mai qualche video sulla programmazione per la forza? Allora, mi piacerebbe farlo, però la mia, pa la mia paura è che se faccio un video del genere, io vi do un modo per lavorare che gratuitamente. Pagherebbe tanto, quindi o faccio qualcosa tipo abbonamento oppure faccio un video molto scarno. Non è che ci voglia tanto ragazzi per programmare, eh. ci sono tante formulette qua e là. Poi se vedete tutti i miei video, io vi ho spiegato come si fanno le progressioni. L'importante è che non vi fissate come col paraocchi, come ha fatto Marco PT con determinati schemi, ma come tutti i master wall, scheraggi, eh, tutti quelli che si fissano con uno schema. Ora, un conto che un conto me ne so che ne so, mettiamo callbacks con System è un sistema, non è un, non è un nel senso, non è un metodo preciso. Ci sarà un insieme di schede di un percorso annuale. Così è bello perché avete una progressione di cose, no? Non avete una cosa sola, cioè, il punto è periodizzare, non fissarsi su uno schema solo 5x5, 6x6, no, fate un po' di tutto. Cioè, è così bello il mondo, così vario di numeri perché fissarsi su una ripetizione? Marco Pitti o Umberto Miletto, Jacopo Di Maso non conosco Miletto ma sicuramente allo stato attuale non è tanto difficile <ride> decidere perché Marco Pitti per me dal punto di vista dell'allenamento mi è scaduto parecchio del comportamento anche lui ha quella genialità di sapere tanti argomenti di saper parlare ma purtroppo non la sfrutta quella roba lì io potessi averla farei tante cose, lui dice che se lui avesse il mio palmares girerebbe col Porsche cioè io secondo lui mi sto sottovalutando se lui avesse il mio palmarès, le gare, quello che è, le sputerebbe tutte addosso perché parte non ci sarebbe, uno come lui non ci sarebbe mai arrivato perché è troppo monotematico. cioè, supponiamo che io volessi portarlo in alto, no? Non ha durato neanche quattro settimane perché già il primo mese voleva mollare. Quindi, come fai una persona così a portarla in gara? È impossibile. Quindi, lui si lamenta di tutte le cose che gli sono capitate. Se le è cercate, lui quando capirà che è lui il problema, diventerà diventeranno migliore quindi con Marco serve un bravo psicologo, quello che ho cercato di fare io, ma non ho i titoli per farlo. Allora, tante domande stasera. Adesso prendo il telefonino e blocco tutti. Bloccato, bloccato, bloccato. Ah, Marsi BB, bloccato. Marco, ma che, che so queste cose? Cioè, le persone che ti commentano sono quelle che ti hanno messo lì davanti alla videocamera. Tu senza i tuoi 8.000 iscritti, non saresti lì e tu li tratti a pesci in faccia. Eh, poi dice che io non ho classe. Beh, invece lui ha classe con quei comportamenti. Cioè, io non so che dirvi. Allora, Domingo, qualche parere riguardo cattivissimi, Ramazan la Fì. Allora, mi piace questa idea loro camuffata di prendere per il culo personaggi del fitness. Penso che quando prenderanno per culo me sarà un grande onore, perché mi sono sempre chiesto come mai nessuno mi percula. O non sono abbastanza famoso oppure non ho niente per cui essere perculato. Vabbè, mettiamola così: Però io sogno un Domingo Poliandri che cerca di distruggermi, bellissimo. Cioè, prende tutti i miei argomenti e mi fa pezzi. Marco PT, per esempio, ha tante carte che potrebbe giocarsi contro di me. Perché io ho detto tante mie confidenze, io sto aspettando che lui usa, usi quelle carte contro di me, se ha, se, riesce, se ha il coraggio di farle. Io ho altre carte da giocare, nel video che vi ho mandato non è la versione integrale, ho tagliato delle parti, perché ci sono delle cose che non posso raccontare, come lui sa delle cose di me che io ho già detto in giro tra una live e l'altra, però messe una raccontata bene può far fastidio. Herman Niaccia chi capisce più di fumetti tu o Marco PT Ma da quello che ho visto, Marco PT è più appassionato di fumetti americani, comunque non proprio manga anime giapponesi. Quindi siamo complementari, cosa che avremmo dovuto essere io e lui complementari. Io faccio una cosa, tu ne fai un'altra e vanno a braccetto. Solo che io sono i fondamentali. Tu sei i complementari che sono secondari, sono anch'essi importanti, fanno parte di un programma che avremmo ideato insieme ma lui sinceramente da quel che ho visto non poteva portare nessun contributo a me perché con quel paraocchi con quel bulgaro del cazzo io mi sarei sputtanato con lui lui dice mandami qualche persona che ti hai in eccesso o che non vuoi allenare per farmi sputtanare dice, ma Domingo ma chi, da chi mi hai mandato? tu prima fai il mio corso, cioè ti devo fare un esame come occhio e come programma, una volta passato questo esame ti attesto a meno che non ti fai bocciare anche qui che puoi lavorare con me e per me soprattutto. Io ho tre ragazzi: Danilo Procopio, Cristiano Costantini, eh, Lorenzo Ciotti, tre allievi miei più forti che sono. Sto cercando di dargli tutti i miei segreti a loro, in modo che quando non posso seguire una persona, Leo Marcon, credi si sia arrabbiato con te per aver fatto vedere la sua, la sua live a Marco? No, l'ho anche taggato e addirittura lui si è messo a ridere. Cioè, Matteo. È abbastanza aperto di mente, ragazzi. Non è una persona chiusa, permalosa. Se uno è permaloso con me, non può lavorare perché io sono uno che stuzzica. Se io scopro che il mio collaboratore è permaloso, io vado a provocarlo apposta per vedere se, se cede. E se cede, eh, ciao, amico. Cioè, mi avete mai visto a me arrabbiarmi per qualcosa? Cioè, provate a farmi arrabbiare anche a me. Trovate qualcosa che mi stuzzica. Anch'io ho i punti deboli. <coughs> Però cerco di nasconderli. Ma c'è Marco Pitti stasera? Dov'è? Allora. Ah, eccolo. Non rispondi in diretta, eh, bigliacco. E eh, che cosa ha scritto? Marco? Cosa hai detto, Marco? Marco, io ce un sacco di gente che scrive. Rispondi. Ok. Se Marco mi fai una domanda, ti rispondo. Che cosa, che cosa ha detto Marco Pitti che me lo sono perso? Roger Moro, ciao Domi, curiosità, stai allenando tu Andrea Savio, il promettente panchista che solleva come te, valido o meno, il suo 190 kg? Allora, Andrea Savio è un panchista che Marco ha allenato in bulgaro, gli faceva fare singole a cazzo di cane, una volta rimbalzava, una volta staccava il culo, mi mandava pure i video a me, e io ovviamente lo criticavo, loro se la ridevano, ha, 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 Marco pure, no? Dopo però ho riso io perché, ovviamente Savio... Stufo di questi massimali fatti così a caso, ha deciso di affidarsi a me quando ha visto che Marco è passato da 140 a casa mia a 152 col fermo fatti così, con margine. Marco ha sempre detto: Domingo, se mi fai fare 160, io ti riempio di fica, non so di che cosa, di, di, di oro. Eh. Non li ha fatti perché non li abbiamo provati, ma li aveva potenzialmente. Quindi io ho vinto, caro Marco, ho fatto quello che tu mi hai chiesto. Uh, PS anche Marcon preso per doping no Marcon non ha passato il poligrafo non è che l'hanno beccato con sostanze dopanti come è successo a una persona che io allenavo che tu hai menzionato dicendo sentito di Marco te l'ho detto in privato che hai sentito di <ride> te l'ho detto a te personalmente appena è successo non è che fai finto l'ho sentito da uno che me l'ha detto poi sembra che Domingo non ne sapesse niente ma certo te l'ho detto io ma dai e quello è un colpo di classe mi sei proprio scaduto lì Andiamo avanti? Allora. rampost rampos, lampor, Marco Pitti, che cavolo, Bagni ridicolo. Allora, Marco non sa accettare le critiche, Marco si incazzava perché io mettevo il cuoricino a voi, detrattori di Marco, nel mio canale. Dice che io sono responsabile di quello che succede nel mio canale, i miei fan, i miei follower. Marco, a me non me ne frega un cazzo se qualcuno ti manda a cagare, risponderà lui, legalmente o eticamente. Ovvio che, se comincia a offendere è pesante, magari lo si può moderare, ma eh, non sono il padre di queste persone. Roberto Rinaldi ci hai fatto un video su quella dopata? Sì, però io l'ho fatto prima, prima che succedesse, non dopo, e l'ho lasciato. Ma a me mi hanno detto subito: cancella quel video, ti distruggeranno! No, io non scappo, io non ce ne a nascondere. Il video rimane lì e basta. Sarà da monito per me per essere più accorto. A proposito, Rinaldi, quando mi contatterai per lo squat? Mi hai detto che Marco lo chiamavi per la Military. Però, Marco ha detto che tu non compri un coaching da una vita, eh. Mancanza di soldi? Eh, ti capisco. Luca Modric, ciao, Domingo. Per partecipare a una gara in FPL, come si fa senza dover andare per forza in una palestra affiliata? Beh, allora, non si può, bisogna far parte di una società che abbia pagato il pizzo annuale alla FPL, 250 euro mi pare. Nell'anno solare, altrimenti non puoi essere iscritto, ok? Non sono un fascista, mano 00. Non so neanche cosa sia il fascismo. Sono un nazionalista, sono qualcuno che ama questo paese, un patriota, mettiamola così. Um, Ciao, domine: la settimana, secondo quale criterio programmi le alzate? toni di una Allora io intanto stabilisco il numero di alzate: 23, 3. Squat, due stacchi e quattro, cinque panche. Per esempio, a Marco ho fatto una dose media, una dose media vuol dire una cosa che bene o male tutti quanti riescono a assorbire. Poi lui mi ha detto: No, voglio cinque panche perché non miglioro. Marco, guarda che sono pa quattro panche di volume, non sono cinque, mettimi quattro panche e non miglioro. Ho fatto il PR e poi è stato zitto. Lo squat gliene ho messi tre e lo stacco gli ho messi due perché comunque sono tre alzate complementari, specie se sumo e squat. Poi in base a quello metto un tot di volume e vado a mano vedo come regge la persona, se bisogna aumentare o togliere. Quindi è come un dosaggio che tu vai aumentando, vai diminuendo. In base ai feedback della persona mi accorgo se sto dando troppo o meno. Il problema è quando la persona è un po' fuori di testa e sballa qualunque cosa. E questo è il problema, che poi quello là dice no, sono cotto, sono cotto e poi magari sono una fighetta. A quel punto gli dai di più di bastonate. Massimiliano M, Domingo, perché ci sono persone che dubitano della tua competenza pur essendo capione di panca? Ah, questa è una bella domanda. Allora, nel powerlifting italiano, quindi non fuori, ci sono due fazioni di pensiero. Qualcuno dice che io sia un genio criminale e manipolatore delle persone, cioè io praticamente sei tutte marionette e non capisco un cazzo. Quell'altro dice che sono un genio dell'allenamento Quale delle due? Io direi che sono un po' tutti e due. La verità sta sempre nel mezzo. Cri, Domingo, cosa ne pensi delle persone che reputano lo stacco sumo più facile per stare più peso, a prescindere dalle leve? Allora, questo è un falso mito, cioè il fatto che nel sumo uno faccia meno rom, no? Perché chiudete ovviamente un po' prima, no? Perché nel regular partite sempre dalla stessa altezza del sumo, però la schiena fa meno strada, diciamo, no? Diciamo che il sumo rispetto al regular è meno faticoso, ma non è detto che sia più facile perché per una persona predisposta al regular il sumo gli viene molto male, viceversa una persona come me predisposta al sumo gli viene male il regular, quindi è una cazzata, provate voi stessi, molti hanno problemi anche a livello d'anca, di acetabolo, Marco PT online potrebbe spiegarvi meglio il, il motivo a livello di anatomico e non possono fare il sumo. C'è gente che non può fare tutte e due, perciò quando Marco dice regular, 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 è il demonio, eh no, Marco, tu non sai fare lo stacco, non lo devi imporre agli altri. Statisticamente fa venire le ernie. E chi l'ha detto? Perché la banca statisticamente non è più pericolosa. Perché la fai fare? Perché la fai fare così? Eh? Perché non impari a fare il fermo qualitativo? Scommetto che tutti i tuoi allievi adesso dici fai il fermo qualitativo, congelalo un secondo. Bello il termine congelare, Marco, lo prenderò, lo impacchetterò, lo venderò. Grazie. Roberto Linaldi, meglio non avere i soldi che non avere i capelli. Beh, allora... Sì, sono d'accordo, tu sei pelato come me. Meglio... No, aspetta, è il contrario. Preferisco avere i soldi che i capelli. Che cavolo hai detto? Giorgio Milanolo, se fate una live insieme tu e Marco, ci sarebbero minimo 5.000 partecipanti. Allora, secondo Marco... Se io facessi un live con lui, lui mi annienterebbe, lui e tutti voi, quelli che siete alla mia parte. Ma a me mi basta vedere come è venuto a casa mia, come si è comportato con Calisthenic Brain. Lì a Calisthenic Brain, Marco, mi ha detto privatamente che si erano tutti coglioni. Avrebbe, avrebbe impalinato tutti, ma non l'ha fatto. Ma come? Stai lì a condividere. Faceva così. Cioè, ma cos'è la gara delle smorfie? Se Marco fosse qui, gli farei un culo tanto, lui ribatterebbe con le sue lucubrazioni, no? Bello termine, lucubrazioni, eh? Ho studiato Marco, visto. Ma alla fine l'aggressività batte sempre l'agnellino. E poi se andiamo su argomentazioni in cui lui non ha proprio base, i fondamentali, dove vuole andare? È ovvio che se parliamo di weightlifting, di Schopenhauer, di altri filosofi, Marco sicuramente mi fa fare una figura bambina, ma non è una guerra di cultura, è una guerra di chi... Sa allenarsi, Marco. Marci BB, con i soldi li puoi trapiantare i capelli. Genio, ah ah, 536 spectra. Ma io sinceramente questa cosa della pelata non l'ho mai sofferta. Io ho cominciato a capire che stavo prendendo i capelli già ai 26 e potevo prendere la finasteride come ha fatto mio fratello. Però non, non l'ho mai fatto perché non me ne frega un cazzo. Allora... Alessio Pelliccione, ti aspetti una querela da Marco Pitti? No, non me l'aspetto perché Marco ha sempre detto che ha paura dei tribunali e quindi non penso che rischierà, anche perché avrei anch'io materiale. Non è che lui non abbia mai offeso nessuno. Eh? Però secondo me lui è un signore e non farà nulla, spero per lui. Anche perché, se no, tanto vale dire tutte le cose come stanno, no? Se cioè, devo farmi querellare per diffamazione, tanto vale che dico tutto, anche le cose che non ho detto. Tanto una querella vale l'altra, ormai. A me non mi leva un po' qualche sassuino dalla scarpa. E non penso che sia il caso. E lo stesso Marco ne ha di materiale. Se vuole, uh, che domande su Civitanova, no, ragazzi? Eh? Cominciate a fare il tormentone. Ora vi blocco, blocco tutti quanti. Ma Marco, che fine ha fatto? Doveva distruggermi in live. Roger Moro, Domi, sei mai stato a San Marino? Sì, ho comprato la spada di 300, una spada tagliente, talmente tagliente che quando ho tolta dalla fodera mi sono tagliato la mano. Infatti me l'ho messa in bacheca di là. Allora, a chi mi chiede, Domi, ma secondo voi sono forte, 17 anni, ragazzi, che vi devo dire? Potreste anche essere forti, ma poi avete la testa debole come qualcuno che conosciamo, non farete mai un cazzo nella vita. Quindi non è tanto quanto alzate, ma quanto avete di intelligenza sportiva. Ok? Perché pure Marco è fortissimo. Però rimarrà sempre nell'oblio perché non vuole più migliorare, perché pensa che non si possa migliorare. Ok? Quindi non è quanto alzate, ma semmai come pensate. Caller 242. Il rimpianto più grande della tua vita. Il rimpianto più grande della mia vita è non aver scopato come tutti a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Questo è il mio rimpianto. Perché avevo questa idea della donna principessa, che non lo so che cazzo ci ho avuto. Questo è il mio più grande rimpianto della mia vita. Sì, lo so. Sempre la cara vecchia figa. Uh, Mastomassa Lap quando arriva? Marco Canonaco. Allora, io sono andato al parco mesi fa. Ho fatto la trazione così e poi non sono riuscito a fare questo. Quindi dovrei stare chiuso così per fare la trazione, no? Quindi o imparo questo movimento o io arrivo qui. Non la vado oltre. E non avendo una sbarra per le trazioni è un problema per me. Quindi che faccio? Allora. Domi, un rimedio per i poveri come me che non possono pagare un PT ma vogliono mirare le alzate. robe per novizi. Michela Assisi. Io conosco, eh, allora questo è un buon consiglio. Se non mi potete permettere un coach, ci sono tre modalità. Ho fatto, un, fatto un, una, una guida tempo fa. Un coach lo potete pagare in natura, eh, col vile denaro e con le medaglie. Che vuol dire che se siete un fenomeno, careggiate per loro, per la società, non pagate un cazzo, portate il dono, le medaglie a casa e lui guadagna di pubblicità con voi. Un'altra modalità sono i soldi, ma non li avete. La terza modalità è fare da cavia di laboratorio. Supponiamo che io volessi provare uno schema nuovo, ma che non è uno schema commerciale, cioè non, ho, non so se possa funzionare, quindi non posso usare una persona che paga come cavia. Allora metto un bando, cercasi ragazzo eh, giovane con queste caratteristiche per testare uno schema da macellaio. Nel peggiore dei casi peggiorate o rimanete uguali. Nel migliore dei casi poteste migliorare. Questa è una soluzione, pagare in natura. Federico Dente, domingo, fai, fai, domingo fa qualche altro lavoro, ma domingo, nel senso domingo chiedo a qualcuno o io. Attualmente l'unico lavoro che faccio è lo youtuber e quindi è quello che fa anche chi allena. Cioè alleno attraverso la divulgazione. Posso essere la tua cavia di laboratorio? Io sto ideando uno schema che è autoregolato perché secondo me il futuro è l'autoregolazione, cioè quando la persona sa... Quanto deve mettere il peso, non in base alle percentuali. E una buona autoregolazione per me è il futuro, però il problema è che non sai dopo se quella persona ha la capacità di conoscersi, quindi bisogna sempre mettergli dei paletti. Allora sto ideando qualcosa che sto applicando tra l'altro anche su me stesso e su un'altra persona che sto seguendo, però vi faccio firmare la liberatoria perché non sono responsabile di quello che succede, però la gente si è sottoposta a questi esperimenti e se funziona poi lo metto al grande pubblico. È come un farmaco sperimentale, lo provi sui topi. Se non muore, lo poi lo provi sulle persone. Andrea Benardinis dove pensi di poter arrivare onestamente? Su YouTube, uno come te finisce dove finisce il PL, saresti in grado di andare oltre? Alla fine, hai 14.000 iscritti. Non è a sto granché. Allora, dipende da quanto tempo ci hai messo. Per esempio, uh, uh, Nicola Surbini. quando lo chiamai al telefono, l'ultima volta ci ho, ci ho parlato, mi ha detto che per arrivare a 30.000 ci ha messo un anno e mezzo, tutto di marketing, tutto puro, no? Poi vabbè, ci abbiasci, tutto il resto. Il problema è che sì, tutti quanti i fit youtuber arrivano a un certo punto se non variano l'argomento. Io penso che potrei arrivare a 30.000 come tutti, magari anche 60.000 c'è arrivato Baldini, 100.000 anche 500, 800, bisogna collaborare con qualcuno, perché o ci metterò una vita o farò subito con collaborazione, dovrei andare a bussare a casa di qualcuno. Sareste interessati a fare una collaborazione con me? Loro sanno come sono fatto io, che è, è difficile perché io appena trovo qualcosa ti faccio un culo nero che andiamo a casa, come è successo con Marco, e quindi difficilmente potrei trovare un alleato perché non mi piace stare sotto qualcuno. O trovo una persona simile a me in cui io mi ci rivedo, oppure preferisco stare da solo, no? Oppure meglio soli, meglio soli che mal accompagnati. Però sinceramente, dal punto di vista dei puri iscritti... Io già sto molto bene dal punto di vista di quello che faccio. A livello social sicuramente 14 iscritti non è tanto, però ci ho messo un anno e mezzo, ragazzi, non è che ci ho messo 10 anni. Il canale è vecchio, ma solo perché io non lo usavo. Lo usavo per mettere i video ogni tanto. Se vedete i vecchi video, durano 30 secondi, c'è un allenamento e via. Dovete calcolare solamente il gennaio 2020, che avevo 1600, e adesso ne ho 14.000. Marco ne aveva molti più di me quando ho iniziato io, e io l'ho passato. Col Dissing, non dissing lo sapete voi. Allora, l'altra volta si sono un po' arrabbiati perché ho fatto dei video trash. Io mangiavo, facevo pagare, poi masturbazione, quindi non risponderò di domande sessuali come quella sullo squirting. Collaborazione con Callwax. Il problema di è che non si può allenare. Eh, posso solo parlare. And Vorrei andare a trovarlo. Forse volevamo fare un video insieme tipo quello che ho fatto con Marco. Io lo correggo. Lui fa lo scolaretto, ma lui a differenza di Marco, è una persona molto umile e molto aperta. Non che Marco non lo sia, però Marco poi ha fatto dietro fronte. Quindi, ehm... Giovi di Nieve. Secondo te può essere pericoloso fare stacco senza cintura come fa Marco? In teoria, da quello che so, la cintura non serve a proteggere la schiena. Allora, Marco c'ha questa fissa che siccome ha visto casi di gente che ha avuto un'ernia per colpa della cinta, lui dice la cinta fa male e non la do a nessuno. E ovviamente questo è il solito paraocchi che c'ha lui. E eh, vabbè, allora non mettiamoci più neanche i polsini, le scarpe, la maglietta, non mettiamo più niente. Come mamma ci ha fatto? Cioè io non capisco perché lui... La... Si vede che il padre da piccolo l'ha presa a cinghiate. Non riesco a capire perché c'ha questa cosa contro la cintura. Tra l'altro, gliel'ho fatta mettere io, zitto, e si è combattuto anche le ginocchiere, nonostante Gruzza gli stesse non proprio simpatico. Eh, Marco, fa ha fatto tutto quello che dicevo io, fino a prova contraria. Poi si è ribellato e ha fatto un casino. Ok, boomer 11. Grazie delle euro. Ciao, Domingo, mi racconti <ride> la storia dello spritz di Marco PT? Marco, per favore, non, non punirmi. Allora, da quello che mi ha detto il suo. Ex collaboratore, lo spritz è un alcolico molto um, famoso a Milano, no? una specie di uh, after hour come si chiama? Uh, uh, aperitivo, ecco, un aperitivo molto usato. Quindi non ci vedo niente, Marco, se è stato... Qual è il problema? Lo spritz è una cosa molto comune della Lombardia e quindi questa è la storia dello spritz. Eh? Si vede che è un suo uh, alcolico preferito, tutto qua. Non vado oltre. Luisa chiesa Marco Pitti odia Gruzza? No, lui praticamente dice che secondo lui Gruzza ha portato in Italia una ventata d'aria fresca no? buttando via il bio di Mac Robert e Mac Roberts, però ha anche inquinato quest'ambiente con questi vocaboli pancia aperta fermo, secondo lui io ero stato manovrato da Gruzza per dissare Marco che con il bulgaro era in antitesi contro Life, si è fatto tutto questo giro di, 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 di fantasia perché, ma secondo te, Marco, io, poi vedeva: no, Domingo non può essere un sicario perché è troppo bravo e parla diversamente. Forse è veramente una persona libera. Ma capite che quest'uomo era sempre un accusarmi. Voi, voi, voi. Io quel dito del cazzo mi ero rotto i coglioni di vedermelo putato addosso. Cioè, non può accusarmi di essere quello che non sono. Ma se lui è paranoico verso tutto e tutti, io che ci posso fare? Non ci posso fare niente. Oh. Fingol fin 91. Ciao Domingo, ti fresti aiutare da Neri per apprendere il mass? Eh? Eh, dipende cioè dal vivo perché online una vita dura. Io ho visto. Io, allora, io sto seguendo un allievo mio che si chiama Federico Laurentis ed è un calistenico. Vuole preparare la strength war. Lo sto, lo sto allenando, però lui vuole essere grosso. Quindi è un po' una, diciamo, una pecora nera nel calistenico, tutti lo trattano male, guarda lui è quello che vuole fare i tre big, no? cioè, lo lo, tengo, lo scansano, no? Qui c'è molto anche pregiudizio, un po' razzismo, discriminazione verso un calistenico che vuole solamente le gambe grosse. Io lo sto aiutando a realizzare il suo sogno e mi ha fatto vedere anche lui come si fa il muscle up, no? quindi bene o male un tutorial ce l'ho. Il problema è che devo applicarmi fisicamente a farlo, non è che posso pensarlo e poi quando, quando sarà ora Uh, Pippo Quercia ha fatto il master. Te sei da meno, Riccardo Tanteri. Non lo sapevo che avessi fatto il master là. Però Filippo pesa molto. Molto meno di me come rapporto peso potenza. Infatti. Lui se non sbaglio è 1,75 eh, Non pesa 95 kg. Se cioè io pesassi 10 kg meno. Avrei meno problemi. Ci hai provato con Serena Carbaccio? Allora, lei disse che da Torino. Sarebbe voluta venire a casa mia a fare panca e squat, ok? E avevo in mente, la faccio vestire figa, faccio qualche scenata da porco e nel frattempo faccio un tutorial per una donna, bellissimo. Però lei non sapeva più niente, forse l'ho un po' stuzzicata perché nelle storie ho scritto che faceva lo squat senza mutande e ha detto, bello squat ma è senza mutande. Ho detto, no, no, no no, io ho le mutande, comunque grazie. Si sarà offesa, io purtroppo non ho tatto con le femmine. Eh... O qualcuno gli avrà detto: Ma che fai, vai da quello? Hai visto mi ha trattato Marco Pitti? Ti farò un culo così. Beh, Avrei fatto volentieri in quel caso. Cosa ne pensi del fisico di Marco Pitti, Jacopo Di Maso? Allora, quando è venuto a casa mia, per me era un colosso: perché giacca nera, pantaloni, macchina figa. Vi giuro, ho detto: Marco, mi piace l'apparenza che vuoi far vedere. Poi, però, messo nel, nella sostanza, effettivamente era più piccolo di me, almeno dal punto di vista dello spessore. Lui è più largo perché ha le gliccole larghe, però, a parte quello, è come se ci avesse una gruccia dietro, no? Che sta così. Ah, ma, cos'è la storia di Marco Pt Sui Marco, Marco Pt ormai è ai ferri corti, è disperato, è come un leone ferito. Io potrei andare a fare così e fare così adesso, Pum! e impallinarlo. E Ho detto: Marco, ti ho messo in un angolo, ti do la mano, tieni, ti aiuta a rialzarti. Vieni da me, ti perdono. Qualunque cosa mi hai fatto alle spalle, io ti perdono. Non ho rancore, facciamolo per i follower. Ci vogliono vedere insieme, ci amano, diamo spettacolo. Vengo a casa tua, facciamo un video vlog insieme, dai, su. No, basta è finita. Non hai dignità. Mi hai offeso qua e là. Se non hai classe, diventerai come Fedez, ricco ma senza dignità. Ah, oh, Dio, ricominciamo. Voi powerlifter, vedete in tengo. Oh, Sembra un vecchio di 90 anni che ripete sempre la stessa storia. E basta. Quindi poi si sta attaccando a Matteo Marcon perché ho mandato una storia in cui Matteo lo percula, e invece di farsi una risata, <ride> no, lui va a cercare le storie. Per fargli il culo. Tu così ti mostri solamente più insicurezza, Marco. No, io gli ho detto mille volte, non rispondere a Iena, non rispondere a Wallace, fai superiore, sei superiore, non abbassarti a questi livelli. Niente, è tutto feto sprecato. La più grande illusione della tua vita? Giuseppe Arnotti. Uh, la mia ex. La mia ex che mi ha lasciato sul più bello. Quella è la più grande delusione della mia vita, perché quando punti per dieci anni su una donna, cerchi di giocarti tutto per tutto, no? Però lì non ha funzionato. Forse una liberazione mi ha aiutato, perché quando lei mi ha lasciato io sono partito per la stratosfera su YouTube. Quindi evidentemente era una cappa che mi stava frenando. Non bisogna mai annullare la propria esistenza per una donna, ragazzi, mai. Prima pensate a voi stessi, poi pensate agli altri secondo te Master Wallace è natural Simone Brunacci ora a me che Master sia natural almeno non me ne frega niente spero per lui che sia natural perché se fosse dopato sarebbe uno scarsone di merda perché uno che ha quei carichi che fosse pre-dopato farebbe cagare quindi spero per Master Wallace che sia pulito lo sa solo lui in cuor suo uh... Ah, Joss the tube. Domingo, perché non chiarisci il fatto che odi i siciliani? Ne abbiamo parlato. Allora, io non sono razzista, non odio i siciliani, però ho notato che statisticamente ho avuto problemi con determinate regioni. Siciliani a livello di competizione, perché molti siciliani, essendo una regione molto grande, un'isola molto grande, ci sono tantissimi panchisti. Nel prossimo Amarco vedrete da quando perché nasce questo odio verso la Sicilia o i siciliani. Perché in quella gara erano tutti siciliani contro di me, mi hanno parlato male alle spalle solo perché io, io li ho battuti tutti quanti. E quindi, poi nel tempo, è covato questa cosa. Poi Corrado Siracusa, un altro bestione siciliano, anche lui problemi. Quindi, non lo so, anche l'accento quando lo sento mi dà fastidio. È come se. Mezzega, Domenico, tu devi stare attento anche quando mi fanno un complimento. Domenico, calmati, io te voglio bene, cioè mi da, mi urta. Non lo so, è una cosa mi appelle. Io seguo dei siciliani e non ho problemi. Però ogni tanto, non lo so. È una cosa chimica, non, non è che ce l'ho con loro. Poi l'ultimo che mi ha telefonato, vabbè, non vi dico chi lo sapete già. È successo il finimondo, minacce. Un momento, finiamo a coltellate. Quindi capite che ormai sono un po' prevenuto come Marco Pitticio al paraocchi anch'io. Ma non per cattiveria. Luca Musica, Domingo, sei un bombatone o no? Allora, io ho fatto tutti i miei AmarCore da quando avevo 16 anni ad oggi. Tutti i miei carichi sono filmati, tutta la mia storia è registrata. Se sono bombato ditemi da dove e fino a dove, perché o sono bombato dall'inizio fino ad oggi, o non mi sono mai bombato, oppure c'è qualcosa che non ho raccontato, un cichetto qua e là. Io ho raccontato che la mia prima gara da culturista dovevo, fare, dovevo scendere di peso, no? il mio allenatore mi disse, senti devi comprare una cosa che ti renderà più appariscente sul palco, però se lo racconti in andiamo tutti in galera. Non so cosa fosse perché non l'ho mai assunta, perché la gara fu annullata. Se avessi fatto quella gara, oggi non sarei drug free. Probabilmente era un diuretico, qualcosa che ti leva l'acqua Il diuretico, ovviamente, essendo me pare, qualcosa che maschera l'antidoping è doping, cioè è illegale. Io non ho mai fatto quella gara, quindi sono drug free per fortuna. Altrimenti, ragazzi, vi direi non sono drug free perché ho preso un diuretico nel 1900, chissà chi se ne frega, no? Ma non l'ho fatto, quindi per fortuna non ho fatto quella gara. Dopodiché ho lasciato il culturismo, quindi finito. Leo dc Wow, Eleven, wow, ti sei mai fatto seguire direttamente da Gruzza? Allora, avrei sognato anni fa di farmi seguire da Gruzza perché quando voi iniziate sono tutti miti, no? Un po' come qualcuno adesso mitizza me, no? Sogno di farmi seguire da Domingo Poliandri. Addirittura sono andato a trovare un ragazzo in palestra una volta e lui mi disse. Stasera non dormirò perché domani tu vedrai la mia palestra. È come se venisse Arnold. Io dico, ah, vabbè, non eh, esageriamo, ragazzi. Però lui era, era così, era tutto teso, sudava, era emozionatissimo. Questo è l'effetto che fanno quando vi mitizzano. Io facevo così con gruzza. Poi, però, quando li vedete dal vivo, capite che sono solo comuni mortali. Però il mito rimane in voi, è difficile toglierlo. Domingo, non mi hai letto la donazione? No, no, DB l'ho letto 2 euro, però non. Aspetta, non so se mi è ha sfuggita perché. Sapete che succede che io, quando rispondo, guardo la videocamera che ho davanti a me, no? E quindi perdo tutti i commenti. Se io stessi così, chi guarda il video vedrebbe un tizio che guarda. Vedi, io cerco anche di pensare a chi mi guarda, che vuole vedermi, cioè Marco Pitti, queste cose mica le pensa. Lui chiappa il telefonino, si mette così. C'è un foglio davanti, non fa la copertina. C'è cioè, la fama, prende queste di Natal Never non fa il montaggio io devo stare lì a tagliare ma eh, possono competere con me chiama marco pt in diretta o gli mando un vocale vediamo se mi risponde io ho scritto marco eh, io, però non, mi sa che mi ha bloccato perché gli ho detto feedback sull'ultimo video e lui non mi ha risposto più eh. c'è una marea di gente che mi manda video su video Penseranno, ma dove sei finito? Dici che c'è sempre disponibile. Venio su 24 e poi non ci sei. Dov'è il servizio all you can eat? Ho capito, ma dovrò lavarmi, pisciare, allenarmi, mangiare, dormire. Anche solo rispondere a uno che è in coda con l'altro. Non arrivo a rispondere a tutti. Poi devo montare i video, devo sceneggiare, fare la live. Il tempo non c'è più. Erman gnaccia, come mai Maddox fa una panca presa stretta? Beh, vedo che è una caratteristica comune. Di molti pesanti di fare una presa stretta perché hanno tanta di quella massa anche di braccia, che forse per loro, non avendo tanta mobilità, conviene fare questo tipo di presa. Non ho una, la, la, la spiegazione. Se seguite Simone Calabretto, lui ha spiegato questa cosa. È un bravissimo trainer del powerlifting che ha fatto anche un libro che c'è cioè una mia prefazione, e lui fa un sacco, lui risponde molto bene a queste domande qui che sono un po' di nicchia. Però sinceramente Maddox vedo anche che fa una sorta di affondo e a me non piace questo tipo di panca. Oh, stasera siamo tanti, eh. Si vede che non c'è la partita, c'è il fatto di Marco PT, quindi è bello risalto. Il PR, se non sbaglio, era 620. Marco l'altra volta ha fatto 580. Mi sa che stasera l'abbiamo battuto. Allora... Parlaci un po' bene di Marco. È il chimico. Allora, Marco per me ha un bel sorriso. È un maschio alfa, secondo me, è molto, è molto fine, molto educato dal vivo. Io al confronto sembro uno scimmione buzzurro. L'ho visto quando andato a prendergli il bed and breakfast per lui. Uh, salve no io per tutto bene no ma se vuole pago subito molto pagato cioè mi, mi, io vorrei, vorrei essere così con le persone perché io sono molto me stesso lui invece è molto precostruito per dare un'immagine di un uomo da una parte non sono d'accordo però capisco anche che lui non voglia far vedere la sua vera persona però è, quella parte costruita è bella da vedere perché è una persona normale tranquilla mi piace però il Marco che sbraita nei vocali, che, che dice certi. cioè lui riesce a creare degli insulti ma con una dialettica spaventosa. Lui ha il potere della dialettica, verrà un grande oratore. Riesce a fare una live o un video montato senza tagli. E io questo ho detto, però mi è stato detto, sempre dal suo ex collaboratore, che lui prima non era così, che ha studiato un sacco di PNL, di libri, di trading, di, di venditore, di parlantina. Quindi lui si è costruito è una persona. Costruita un robot che programma, inserisci e programma, inserisci si aggiorna, vi parla di aggiornamenti, cioè una macchina non ha un po' di. Io, capito, l'avete cioè, mai visto dire una cosa tipo ti voglio bene? No, lui, se io dico, Marco, ti voglio bene, lui, ok, capite? Quindi non si può non volergli bene. È talmente caratteristico che io eh, mi c'ero anche affezionato. Ma a me mi dispiace, eh. mi è dispiaciuto, ma ha dato un messaggio del tipo potevamo essere lo avevo anche detto nel video però io che devo fare se lui è chiuso io non ci posso io non mi posso aprire il culo toh dai facciamo il bulgaro non posso abbassarmi al suo livello Marco per favore torna in te fammi entrare a casa tua <ride> Domi ma com'è stato l'anale con Marco? beh io direi che sono io quello che lo mette lui quello che lo prende cioè in questo rapporto si vede chi è il maschio e chi è la donna o meglio chi è quello che l'ha messa e chi l'ha preso perché chi è che ha fatto il culo all'altro in sostanza Davide è battiato, Marco PT sta dando del dopato a Matteo su Instagram. Or ve l'ho detto, ormai è un leone ferito che cerca di arrampicarsi colpendo tutti a casaccio. Cioè io ho un fucile in mano adesso, io dovrei solamente premere un grilletto e impallinarlo. Ho la cartuccia speciale che lo uccide, mi ma dico Marco non mi va di farlo, ho compassione per te. E quindi lascio la cartuccia inserita e aspetto che Marco cacci le zanne per sparargli subito. Per dire che ho ancora un'altra carta da giocare e sto vedendo se lui si comporta bene. Marco, stai tranquillo. Io ho chiuso il capitolo. Marco, ho fatto un video e voglio andare avanti, ok ragazzi? Poi, se dovesse fare altro materiale, ci faccio una terza puntata. Puoi rifarci, Marco PT, quando paga il BB? Spettacolo, <ride> praticamente eh, vado a memoria. Dico, se posso pagarla subito va bene. Mm, sì, ottimo. No, no, stasera possiamo fare tu. Sì, ma a me piacerebbe la stanza col bagno. Uh -huh. No, vabbè, se vuole posso pagarla subito. No, ma sai. Così era. Forse non ha attivato la modalità live chat. Che vuol dire? Te ne ho mandate due. No, no, è tutto attivo, ragazzi. Però se non riesco. Vado indietro con i messaggi, ma non riesco a vedere. La parte in cui... Vabbè, andiamo avanti. Vai che te lo sei inchiappettato, Marco. Ma va. Non è il mio tipo. Anzi, lui mi ha toccato. Io stavo sul divano. Stavo sul divano e c'avevo... C'avevo il coscione, no? In vista. Il femorale. E lui diceva a toccarmi qua, dice... Pensava che era la tuta, no? Invece no. Era tutta massa muscolare. Era rimasto. Io un attimo... Ma ha toccato così, cioè, viene da là, vedo qui, ha toccato il femorale. Che cazzo fa questo? Donazioni e schifezza da mangiare. Oh, ho mangiato un creme caramel poco fa. Basta ragazzi. Basta porcherie perché qualcuno ha detto che sono una prostituta mediatica. Ehm... Allora, Matteo Beni, non rispondo a quella domanda perché è diffamatoria. Comunque, meglio Marco Pitti che tanti chiacchieroni, Oscar. Ma allora, io ripeto: Marco Pitti, io saprei impacchettarlo e saperlo, potrei anche saperlo vendere. Ma Marco non si presterebbe mai a questa cosa. Io sono bravo, sono un tale scout, diciamo, riesco a vedere solo il bello delle persone e levo tutta la parte negativa. Quindi, di Marco ho pensato alcune cose, le ho scartate tutte le altre e sono quelle che ho raccontato nel video, quelle che ho scartato. Ci sta un tizio che mi sta mandando i video su Telegram. Non ha capito che sono in live e quindi si aspetta. Marco ha solo bisogno di un po' di felicità. Wow, wow, beh, direi di sì. Anche perché lui ha detto che io sono una persona sola e quindi merito di morire: merito di stare solo come un cane per quello che ho fatto a lui. Ma lui non ha capito che io e lui siamo abbastanza simili. Forse per quello non riusciamo a trarci. Ah, scusa, hai ragione, chiudo Telegram. Perché su Telegram mi mandano tutti quanti quelli che vogliono solamente il video. C'è tizi che si fanno la programmazione da soli, mi dicono: No, com'è questo squat? Oh, magari lo squat è buono, ma non, non c'è niente. no, Non ci sono difetti. E che ti devo dire? Devo dire forse, c'è qualcosa. C'è la luce che è un po' ho spostato. Ancora, ma l'ho chiuso. Telegram. X Y, YJ. Vuoi bene a Marco PT? Sì. Io mi sono affezionato a quell'uomo, gli voglio bene, gli con continuerò a volergli bene come un figlio speciale, come un bambino speciale, no? Cerco di aiutarlo, se lui domani mi dicesse, io sono, la mia mano, è, cioè da parte mia non c'è nessun rancore. Quando ho saputo che lui mi stava tradendo alle spalle, mi stava parlando male, io lì per lì mi sono incazzato, ho detto vabbè dai è Marco PT, gli si vuole bene lo stesso. Invece lui no, comprensione zero. Joss di Tube, odio Master Wallace perché non ha le palle di farti un video contro. Ma io penso che Master Wallace abbia un po' paura anche lui delle... C'è gente che non riesce a vivere con l'adrenalina della querela. A me quando mi arrivano le lettere dell'avvocato, la prima volta ho sudato, no? Poi dopo, quando prendete il vizio, è quasi divertente l'aula di tribunale, cercare di riuscire a battere il tizio. A me piacciono i video sui processi, capito? Alla fine quanto vi costerà? 500 euro d'avvocato al mese? Non è, un gran, non è tanto se siete dei grossi youtuber. Il problema è se perdete la querela. Potreste ricevere esercimenti fino a 5, 6000 euro. Però se, la, se il processo dura 5 anni, male che vale, rateizzate, voglio dire. No, ma però il gusto di averlo fissato, ci sta tutto. La cosa brutta è che ti fanno ritirare il video. Cioè, alla fine che io ho detto, guarda, te li do volentieri i soldi, ma lasciami il video online, cazzo, no. Ormai il danno è fatto. No, pure il video mi hanno tolto. Allora, matrimonio, già. Ah, c'è cioè, Trozko Tetiana. È una, se non sbaglio, un'ucraina Una bella donna. Che Marco PT allena, allena, penso solamente, no? E la prima volta che ho dissato Marco, lei mi è andata addosso. Perché tu copire Marco? Tu cosa vuoi da lui? No, beh, adesso lo sto imitando, eh. Poi, quando abbiamo fatto pace, ha capito che era un bravo uomo e guarda, ti assicuro, eh, Trozco, che io, se Marco mi invita, non ho nessun problema a venire. Eh. Ma quanti anni hai, Domi, Basley, Click Chi dice che ho 50 anni, 60 anni, 40 anni? Io sono dell'83, ho 38 anni suonati. Li porto bene? Ti mostro meno? Non sono vegano quindi non sono giovane come marco perché la carne rossa fa invecchiare no leo dc y y11 faresti mai collaborazioni con youtuber in non in ambito fitness beh sì perché intanto non ci scontreremmo dal momento che abbiamo clientele diverse no il problema di me marco pt è che la fascia di persone che seguo io è la stessa sua perché se noi seguissimo persone tipo magistrati, avvocati, pezzi grossi, allora non ci scontreremmo. Ma dato che seguiamo ragazzini, la nona signora Pina seguiamo la borghesia, noi, giusto? Quindi un borghese vede Marco e vede me. Marco lo vede tutto pacato. Con il diploma di scienze motorie, la laurea scusa di scienze motorie. A me vede uno che fa. Che cazzo! Dice, no, io scelgo Marco, perché quell'altro, chi cazzo è, a 40 anni fa ste cose. Però poi vai a vedere quell'altro quando allena e dice, una gioia per gli occhi. Invece Marco PT tutta apparenza. E allora il borghese che fa? Sceglie me. Ok? Invece magari Marco dice, la mia clientela è di alta classe, perché vede una persona tutta posata, e può essere che lui allena pezzi grossi. Probabilmente io allenerò la signora Pina, lui allena avvocati, dottori, medici. Buon per lui. Ma perché avete questa fissa per Domenico Polidori? È un account clone che io ho creato con la mia faccia, con un nome omonimo. Lo usai per entrare nei canali di Master Wallace. Poi qualcuno fece la spia e Master Wallace mi cacciò. Vero peccato. Rispondi a Herman Adonato. Scusate, cosa ha detto? Ah, ok. Ok. Più forte è Marcello Ferri o Da Novaro? Oggettivamente, Ma io, prendo, io penso che siano tutti e due dei gran cazzoni. Uno è più forte a chiacchiere che la 500 kg di panca, quell'altro almeno ci prova sulla 500, però fa i romba assurdi. Quindi, sinceramente, direi che a sto punto è più forte Marcello Ferri perché almeno l'ho visto fare la panca, lo squat. Bruno Danovaro non si è mai visto a questa impresa. Ciao, ti occupi anche di bodybuilding? Beh, allora, io attualmente sto seguendo un ragazzo che vuole fare una gara di bodybuilding a ottobre, lo sto seguendo off season. Poi, ovviamente, vicino alla gara vedremo fare qualcosa di diverso. Lui fa i fondamentali e mi ha mandato un messaggio oggi dicendo che vuole comprare la Sea Row. Ma mi ha detto: mi ha fatto un complimento dicendo che fisicamente da quando lo sto allenando, cioè, è rimasto sorpreso. Vi faccio sentire il vocale che dovrebbe essere questo. Non so se si può applicare lo sconto mio per comunque io. Ma, sì, vabbè, con calma perché comunque adesso 400 euro, ma anche 300. Il prossimo mese eh, invece forse sì, però prima voglio farmi altri tre mesi con te, quindi Body continuo beer. con adesso. quello che ho fatto a casa, che metto i dischi sopra e faccio tranquillamente il siro. Comunque io Aspetta, non... ho sbagliato messaggio. Quest'altro ho controllato adesso eh, 400 euro. Marcamine. Ma che cazzo sta? Eh, poi Ovviamente. Userò il tuo codice sconto, quello è poco, ma sicuro. Eh, finite le 12 settimane. Eh, sono più che felice di continuare assieme a te. Perché mi hai veramente cambiato tantissimo. Non ho troppo... fatto le foto sabato. Non ti ho ancora mandato niente. Ho... È tutto qui sul cellulare: scioccante, scioccante, scioccante. sei veramente il meglio, cioè. quindi ti ringrazio tanto, Grazie, Marco, un bellissimo feedback, me è vocale detto da te, mi fa molto piacere. Allora, il codice sconto. Vabbè, insomma, è un culturista che ha applicato i miei consigli e i fondamentali che io ho messo e ha avuto ovviamente dei risultati fisici. Ovviamente è una persona anche ortata, eh? non è che tutti quanti sono fenomeni. Molti non capiscono che chi è portato a mettere massa, mette massa a prescindere che i metti fondamentali e non. Se i metti fondamentali, quello svilupperà una massa maggiore perché più sintetizza meglio, no? Ferri alza 41 kg con l'alluce, è davvero difficile, ma io sto Marcello Ferri, ne ho sentito parlare tanti anni fa. Non capisco perché adesso è un tormentone. Tutti mi dicono: Parla di Marcello Ferri, l'ha fatto Marco, io non seguo le tendenze, cioè a parte Baldini, che era di tendenza. Lorenzo M., 10 euro, grazie mille. Ti dà più fastidio una sconfitta sportiva o una sconfitta a livello umano fatta di menzogne, incompetenze, poca empatia e arroganza? No, la seconda sì, decisamente, perché una sconfitta sportiva, bene o male, la rifai. Una sconfitta umana ti resta la cicatrice addosso, perché, vi dico la verità, a me Marco mi manca. Mi manca parlare come parlavo prima, perché comunque è una persona che gli potevi dire tutto gli malzava tutto addosso era un po' un punch ball per me no? e anche lui penso da parte sua questo suo modo permaloso non lo capisco quindi devo dire la verità ne sento la mancanza se lui provasse empatia purtroppo mi ha detto non è, lui non ha empatia non la prova un, non lo so non, non la posso dire tanto la motivazione quello che sia e io, io, è inutile posso parlare solamente di soldi con lui più soldi lui c'è l'amore L'ultimo messaggio bello che mi ha mandato è stato l'altro giorno perché ha fatto la prima vendita flat, 120 euro un cliente, grazie al mio consiglio. Ed è tutto contento: sai che il tuo metodo funziona, sai che. Eh, ma io ti chiedo scusa perché è stato un po' burbero, allora facciamo un altro mese? Sì, sì, eh, però facciamo una cosa insieme, no? Sì, ho oh, tutta la fila e va luscia. Poi non sa so che cazzo è successo. Oh, io ci ho provato. Ok, Boomer 11, grazie. Ma c'è possibilità di chiarire per Re Marco PT? Allora ve lo ripeto, da parte mia io non ho rancore, io non ho problemi a me non mi ha fatto nulla. Di sicuro non lo allenerò mai più, non a queste condizioni, ma del resto che è successo? Lui pensa che mo non lavora più oppure l'ho sputtanato, tanto, chi lo conosceva lo conosceva. Io cosa ho aggiunto quello che già sapevate? No, chi lo ama, ama continuerà a amarlo. Come Patrignani, Rinaldi, tutti quegli altri che lo seguono, non cambieranno idea per colpa mia. Quelli che magari erano indecisi adesso prenderanno più verso di me. Ma c'è gente che aveva detto: Domingo, hai fatto una figuraccia, adesso mi disiscrivo sia da te che da Marco. Oppure Marco mi ha detto: per... Con questa cosa tutti ti stanno mollando. Beh, ma Marco, no, ho fatto per te: mi sono suicidato in diretta, così che tutti passano con te. Io sono disposto anche a fare questo, a abbassare un po' la mia resa. E invece, no, ho ancora più successo adesso. Che, che devo fare per, per farmi odiare dalla gente ma chi sputa nel piatto dove ha mangiato perché ha avuto grazie a te noto i miglioramenti non merita nulla grazie Lorenzo Enni allora intanto ci vuole onestà intellettuale Tu devi io ho riconosciuto a Marco che questa cosa del, delle singole mi ha creato uno spunto ok io ho detto io ho un candelotto di dinamite diciamo no? che questo è un candelotto questo contenitore eh, sono io, ok. La polvere da sparo è il mio vecchio allenatore. Ci cioè ha messo il combustibile e la miccia è Marco. Marco ha fatto così: pac, ha tagliato la miccia, l'ha accorciata. Cioè, lui ha accelerato una reazione che sarebbe avvenuta, semplicemente eh, dandomi lo spunto per fare delle singole in un contesto in cui stavo io, perfetto per quel senso di programma. Però come la, la dose che mi aveva dato lui era troppo eccessiva, per cui ho deciso di ridurla, dato che sono allenatore anch'io, no, so autoregolarmi e cucirla su me stesso. Marco non ha fatto nient'altro, a parte dirmi prova a fare le singole, finito il suo lavoro. Però gli riconosco l'idea: perché se non l'avessi conosciuto in quel momento, l'avrei fatto magari adesso, magari mai più. Quindi devo dargli anche credito per il fatto che i 260 squat li ho fatti prima del tempo, grazie a un suo spunto. Ok? E questo è quello che io gli do come credito. Lui, però, non ha avuto l'onestà intellettuale di riconoscere che il mio programma era superiore perché lui mi ha detto: Ma io, come faccio adesso? Se tu mi levi il bulgaro, io che faccio? Cioè, in sostanza, se tu mi smonti il bulgaro, io cosa venderò? Ma Marco, se tu sei bravo, tu inventi, incastri, fai qualcosa di nuovo, fostezzati su qualcosa, una volta che quella cosa viene esaurita, che fai? deve avere più carte da giocare con me lui ha avuto una caduta di ego perché è come se l'avessi fatto capire quali erano i suoi limiti e non l'ha accettato la sua mente si è messa in autodifesa e mi ha andato contro piuttosto che aprirsi, sgretolarsi no, è andato contro di me e andare contro di me vuol dire morte certa perché non hai le spalle coperte e io poi sono un combattente sono competitivo se tu mi sfidi io, accetto la... io mi diverto dopo Sinceramente non capisco come tu abbia battuto a sopportarlo. <ride> Io con una persona del genere non ce la farei mai, Petrox. Allora, dovete capire una cosa. Se fate l'allenatore, e ovviamente è il vostro lavoro, vi troverete con tantissime tipologie di persone. Io l'ho spiegato nel mio video, il caso umano, l'ipertecnicista, il tirone. Voi non potete dire no, non ti seguo perché sei un caso umano, perché sei fuori di testa. Voi ci provate, perché è anche una sfida cercare di allenare un tipo difficile. Marco è un po' come un cavallo pazzo, no? un, un cavallo selvatico che, se domato, poi dovrebbe essere tecnicamente anche più forte, no? L'idea mia era: se riesco a allenare uno come Marco PT, che è contrario a tutto, posso allenare chiunque. Cioè, era come la, la difficoltà massima, no? Quindi è un po' il boss di fine livello. Io ci sono riuscito, pur con tutte quelle cose. Quindi ho dimostrato di avere una pazienza della madonna. Io ho molta pazienza, ragazzi. Io arrivo sempre allo sfinimento. Il tizio che, che sta con me molla per prima perché non ce la fa? Io vado sempre per logoramento. Ho aspettato che Marco si rompesse i coglioni per mollarmi in modo che io avevo la coscienza. Quello mi ha mollato lui con la mia ex, stessa strategia. Il rapporto non andava d'accordo. Ho fatto in modo che andasse via lei, così che non può dire lui mi ha abbandonato, lui ci ha cacciato. No, ti siete via tu dei coglioni. Quindi l'allogoramento io vinco sempre perché ho molta pazienza. Io sono come un cecchino che sta lì pronto aspettando, non ho problemi, c'è tutta la vita davanti. allora non è che ha perso 30 kg di panca lui aveva perso 5-10 se io oggi faccio un test massimale, non faccio 190 ma neanche 180 però se preparo il picco lo avrò quel giorno lui non, lui non, allora io gli ho detto ma se tu devi preparare una gara come fai a fare il bulgaro? se il bulgaro non prevede un picking io ho la gara il 16 gennaio io che cazzo combino quel giorno? io devo avere, devo avere la certezza che scaricando quel giorno sarò in forma il problema del bulgaro è che non c'è un picking cioè, non c'è un momento di. Io, quando facevo i test, non sapevo mai quando ero in forma. Ho cercato di sviluppare un'onda, ci ho provato, c'ero quasi riuscito. Ma è difficile. Lui no, lui non ci crede alle onde, alla supercomputer. Tutte cazzate, tutto il mondo fa così. Lui è l'unico che non ci crede. E allora che facciamo con queste persone? Le isoliamo, diciamo: Va bene, prendi questa pillola per dire no, fatti buono. Non mi stuferò mai di parlare di Marco Pitti perché per me è una passione ormai. È troppo divertente potrei parlare ora il video che ho fatto lui, la seconda parte era venuto un'ora e un quarto l'ho tagliato per arrivare a 45 minuti per voi ma sono sicuro che avreste visto tutto adesso in integrale lada niva opinioni su xeno e i combattimenti tra guia non capisco questa domanda perché me l'hai fatta perché è un gioco bellissimo per la playstation 1 una perla veramente un capolavoro purtroppo ho avuto un po' una partnership sfortunata perché l'hanno sviluppato tantissimo. Poi la seconda parte, il secondo CD, per mancanza di fondi, hanno fatto un casino, un po' come Game of Thrones. Quindi ti prende fino alla fine e poi ti sputtano al finale, però vale la pena, oh, io ho sete, bevo un po' d'acqua. Allora, uh, per quale motivo Marco voleva? Eh, Jacopo Di Maso, Per quale motivo Marco voleva che gli inserissi il carne a programmazione? Allora, Marco soffre di una sorta di complesso di inferiorità per le braccia. È venuto a casa mia. Ha visto le braccia più piccole del mio, e io sembra che ho le braccia piccole, perché ho l'omero corto. E la spalla sembra che non ho braccio, ma in realtà ho un 42. Anche perché con lo meno corto sembra più grosso. Marco, essendo più lungo, dovrebbe avere i bracci più centimetri, però più o meno assimile al mio. E per me sembra più secco. Quindi soffre questa cosa del braccio, che il braccio è un po' come il passaporto del culturista, no? Per dire. Allora, siccome Master Wallace si è detto che aveva il braccio secco, lui si è fissato che doveva fare il curl. Perciò, quando abbiamo iniziato con me, voleva che gli mettessi il curl nella scheda. Sì, Marco, poi bisogna pensare ai fondamentali, ma non sta a pensare al curl. che lo mettiamo dopo, No. Comunque gli ho messo il Carl. Lui praticamente, lui che faceva? Faceva i massimali di Carl. Cioè lui è convinto che la massa muscolare del braccio è legata al massimale del Carl. Ma tu stai fuori di testa. Cioè fare i massimali per aumentare ma la massa muscolare in quel punto. Ma va bene fare il Carl massimale, ma fai un periodo di volume in cui ipertrofizzi e poi trasformi. No, lui fa i massimali di Carl per il crociare il braccio. E ci chiedo che non, non riesce a crescere. Cioè Marco non crede nel culturismo praticamente, non crede in niente. Perché secondo lui sono tutti topati quelli allora. Io scommetto che se si allenasse con me, come me allenavo io da culturista, non durerebbe mezzo secondo. Io ero un animale, ero in palestra. Io mi preparavo tutte le macchine, facevo tutto un circuito. E se qualcuno si metteva in mezzo tra me e la macchina, mi incazzavo. E portavo via anche i dischi alla gente. Ehm... Uh... Ciao Domingo, cosa ne pensi dell'osteopatia? Giovanni Ardillo. Allora, penso che l'osteopatia sia veramente canciro. hai pensato che è il guerriero che premeva gli subo e vi sbloccava tutto? Esattamente così. Cioè, io, per esempio, questo problema alla spalla adesso lui me lo sta trattando, mi ha detto: prendi un po' un occhio infiammatorio. Sono sicuro che io arriverò in gara e mi toglierà il problema. Sarebbe la prima volta che lui non riesca a risolvermelo. Per cui sono, sono de, per me sono dei maghi. Poi magia, sembra magia perché vi stanno lì, vi ascolto e poi tu ti trovi più forte e non è placebo, eh? ma è il tricipite che fa il braccio grosso. Bravissimo perché se non avete una pallina come Arnold di fabbrica, no? io per esempio, ho il bicipite piatto, no? quindi io, per, per quanto io possa incordare, io non, ho, non ho la pallina grossa e quindi è il tricipite che a me mi forma no? il tricipite che fa anche la panca. Infatti, ho sempre avuto tricipiti grossi, non tanto il bicipite. Però Marco ha un buon tricipite perché uno che fa 110 mv press ha anche tricipiti grossi e forti. Marco dovrebbe semplicemente avere un po' più fiducia, un po' più pazienza. La Daniva. Scusa, non volevo affreddare su sul suggerimento di è che lo associo a Parasitai come periodo di riuscita a spendere una. La Danimba, no, no, ma non è che hai offeso, hai fatto una domanda? Sì, allora quel periodo là, secondo me, è stata la cosa migliore della Squaresoft perché avevano tanti di quei soldi, un po' come la SIGA che faceva con soldi qua e di là, no? E facevano cose veramente avveniristiche, cioè proprio la creatività al massimo. Adesso è tutto molto commerciale, non si rischia più, è un po' come il cinema di tanti anni fa, no? Adesso invece, remake, remaster, cioè molto più banali, i film. E sono delle Gears, veramente una perla. Io penso che il successore di Xenogears sia Xenoblade, che se non sono sbaglio qualcuno di là è transitato nella monolift software per fare questo gioco. allora Marco Nalato, ma è laureato Marco PT? Che squalifiche ha? Da quel che dice sempre... Sem allora, non è che se uno si laurea in scienze motorie, domani sa far panca e squat. Il problema è sempre quello, ci vogliono tante ore in palestra, cioè io mi alleno da quando ho 18 anni, però devo dire la verità, dai 18 anni ai 30 anni non ci ho capito un cazzo, perché non ho mai fatto le cose con un criterio che tu vai a fare in palestra, vedi il grosso, c'ha ragione, vedi quello, io avevo un po' di istinto nel muovermi, ma non ho mai avuto un allenatore che mi spiegasse le cose. Quindi Marco PT è un tizio che a 40 anni, non ha mai avuto un trainer che gli ha insegnato le cose sarei pure io a 40 anni come lui se a 30 anni non avessi conosciuto grandissimi allenatori che mi hanno formato e insegnato tutto quello che adesso vi dico a voi poi ci sono anche cose che io nel tempo ho reso più originali Se Marco, a Marco è mancata una figura come la mia se lui fosse rimasto con me io gli avrei fatto fare così la salita però il suo ego, il suo lavoro gli avrebbe fatto perdere i clienti lui mi ha detto ma è possibile che sono l'unico che ha perso clienti ma a Filippo Dalbero gliene hai mai rubati a Master Wallace a Scheraggi Scheragi qualcuno Master Wallace parecchi Filippo Dalbero manco uno si vede che tu Marco oh, hai la clientela simile alla mia io, che, cioè, io cosa ti devo dire non, non so che dire poi lui dice che tutti quelli che sono venuti con me sono pure migliorati, quindi evidentemente già la prova del 9 l'hanno fatta no? ma lui dice vediamo Andrea Sabio quanto gli fai fare io gli ho fatto fare 190 col fermo, no rimbalzati quello staccato se va bene Savio potrebbe fare 185 con un fermo qualitativo o anche 190, se Savio non mi crea problemi ovviamente. Da quello che ho visto Andrea è uno che è molto più normale e pagato. Non mi manda i video molto bene, quindi con lui ho detto se mi mandi i video Andrea il rapporto non funziona. Eh. Comunque si sta scaricando la batteria. Ve la cambio. Se volete fare una donazione facciamo un'altra ora. Intanto... Appena si spegne, o oh, cambio la batteria. Aspetto che si esaurisca. Eh? Quindi, se si dovesse spegnere, non vi preoccupate, vi sento ancora. Devo solo cambiare questa. Però, aspetto che si esaurisca. Uh... John Polets. Ciao, Domingo. Complimenti per la tua totale trasparenza e schiettezza. Eh. <ride> Però la mia schiettezza a volte è un problema. L'altra volta ho avuto l'udienza con la mia ex e al giudice ho detto delle cose che non dovevo dire, e il giudice ha detto: Guarda, che sta cosa non è proprio. però apprezzo la tua schiettezza, si vede che sei uno che non sta mentendo, quindi devo stare attento io perché c'è una linguaccia molto pericolosa. Il power building non esiste, cos'è il power building? Cioè, se io faccio il culturista e non gareggio, sono power builder. Se io faccio il power e non gareggio sono un power builder, cioè sarebbe praticamente né carne né pesce. Se uno che. Power builder è un tizio che sta in palestra, e basta. Perché uno va in palestra per fare i muscoli e per essere forte Quindi power builder se gareggio sono un body. Se vado in pedana, sono un power. Ok. Quindi power builder è la definizione del palestrato per non dire palestrato, ci può stare così, no? La tua posizione preferita mentre scopi. Ma io sono uno pigro, per cui preferisco stare così e fa tutto la donna. mettiamone in questo modo. <ride> Secondo te una programmazione decente, quanto dovrebbe durare minimo? Ma almeno 12 settimane, perché in 4 il tizio un po' si adatta. Allora, i primi adattamenti avvengono nell'arco di 4-5 settimane. Dopodiché, se ci sono problemi, lo capite subito. Se no si va avanti. A 8... Si comincia a entrare nel livello di fitness, cioè cominciate a migliorare, vi si siete adattati alla 12, cambiato batteria. Dicevo alla 12, poi praticamente succede che dovreste fare dei test massimali e Marco ho semplicemente fatto un mese in più perché volevo perderci un po' più tempo con lui, ma col senno di poi, se avessi saputo che mi avrebbe mollato, avrei teoricamente tagliato un po' tutta la progressione, ok? Però vai a sapere che sarebbe comportato in questo modo. Un po', forse mi pento di avergliela fatta più lunga del solito. Ecco, mettiamola così. Ma la webcam si riaccende? Che ha fatto? Aspettiamo un po'. Un attimo ragazzi. Forse si è staccato il cavetto. Non capisco perché non si vede. Comunque sono collegato, eh, solo che non mi si vede un attimo. Che palle che ha fatto Mo. Non so che ha fatto, ho scollegato la videocamera, ho messo la batteria nuova, però non mi, non mi si accende. Prova a spegnere e riaccendere la videocamera. Vediamo un po' se adesso va. oddio che coglioni. Vediamo se cambiando webcam da qualche... No, non voglio uscire dallo streaming. Come cavolo facciamo a cambiare la videocamera? Eh, buonanotte, eh. mi sa che qua non riesco a rimettere l'impostazione a videocamera. Stacco il cavo? Prova a rimetterlo? allora perché su obs mi dice webcam utility però non mi non lo vedo su non mi, non mi si vede a me aggiorna un po' aggiorna dispositivo catturare video vabbè se no interrompiamo qua non so come, come ripristinare tutto Ci dovrebbe essere un modo per cambiare webcam e mettere la mia. Vabbè, se no interrompiamo qua. Non so... Modifica. E eh, lo so, ma che devo fare se non si vede più? Perché io il cavetto l'ho messo. Cioè, l'ho attaccato. Aspetta. Prova a staccare il cavetto dalla videocamera e rimetterlo. È strano perché l'altra volta non mi ha fatto così quando ho cambiato, video, cambiato formato. Vabbè, ragazzi, dai, a questo punto interrompiamo. Ah, aspetta un attimo, se era visto. No, no, era, no, era, era quello. Qualcuno che, ha, che sa usare OBS mi dice come ripristinarlo perché io vedo scritto EOS Webcam Utility che è la Canon che sto usando però non riesco a capire se c'è un modo per spostare per passare dalla videocamera normale non vedo niente qua che devo fare Prova a aggiornare, dispositivo di cattura disattiva attiva. Aspetta, forse ci sono, eh? Si vede adesso? Adesso si vede, no? Voi vedete, ragazzi? Però perché si vede lo schermo... Oh, ok. Oh, così è meglio. Ah, siamo, siamo riandati. Mori. Aspetta che ti giro un po' la videocamera. Ok, scusate l'interruzione. Ah, che palle però! Vediamo se c'è qualche domanda che ho saltato. Cosa ne pensi degli skinny fat? Eh, che brutta storia, praticamente sono quelli grassi senza magra. Dovrebbero fare massa muscolare e nel frattempo anche perdere peso allo stesso tempo. No, io gioco al PC con Tekken perché reputo le console delle scatolette, delle stufette. Cioè io la mia scheda video costa 850 euro, ci compri due PlayStation 4 quindi posso giocare con le scatolette <coughs> avete fatto la fine di Rocky e Tommy Morrison su Rocky 5 James Blonds uh, cioè io sarei Stallone che allena Tommy Can. no perché Marco PT non si è messo con uno pezzo grosso altrimenti hai detto Marco hai fatto bene l'analogia di Karate Kid è più azzeccata no? che Marco stufo di lavorare per Maestro Miyagi perché non capiva cosa servisse tutto quel lavoro, alla fine molla il maestro. Invece Daniel San andrà avanti. John Polets, conosci la saga di Metal Gear? Se sì, quale capitolo è piaciuto di più? A me è piaciuto molto di più il primo perché ha una storia fantastica, specialmente il remake Twin Snake. Ho anche comprato il DVD tempo fa, tanti anni fa. Il DVD del film, cioè il film del videogame. Allora. Marco Ripà sta facendo una live su te e Marco PT. E poi me la vado a vedere. Diciamo che Marco Ripà ha in comune Zamboni. A quando la prossima gara? Il 20 giugno, non ci manca tanto. Che ne pensi della Hook Grip? È eh, ottima, penso che sia la presa più evoluta che ci possa essere, solo che a me personalmente non mi fa impazzire. Uh, Domi, ma uno scarico ogni settimana non è poco, poco. Alessandro Raviola, ma infatti, allora lo scarico ci sta. Scarico, e scarico. Ci sta lo scarico, quello diciamo, pre che avrei fatto fare a Barco, che era praticamente il suo bulgaro. Ho creato uno scarico col suo bulgaro. Vedi, io prendo le cose di Marco e ci faccio le cose migliori. Però Marco non capisce, eh. Vabbè. E poi c'è lo scarico, quello rigenerante, che si fa magari dopo una settimana pesante, tipo a Marco, dopo che ha fatto il 6 x 7 80%, sapevo già che era bollito. Io ho fatto fare la settimana più leggera. E lui dice, ma che è sti 8 doppie? Posso fare di più, Marco? Ma come, dici che sei stanco? Mo che ti mette la settimana leggera vuoi fare di più? Cioè, fai pace col cervello, no? Quindi c'è lo scarico generante e lo scarico quello per la gara. Quindi si fanno più scarichi durante... Io direi che ogni 5-6 settimane uno scarichino ci potrebbe stare, ma uno scarico attivo, rigenerante. <coughs> allora, spogliamo questa domanda: se no, qua mi importunano. Domi, che ne pensi delle esecuzioni cognitivamente valide come quelle di Jay Maddox? Lo pensi sia poco corretto? Allora, allora, questa è una bella domanda: quando uno fa dei massimali, non vi potete aspettare che il tizio faccia delle esecuzioni tecnicamente ineccepibili. Cioè, non è facile che siano come me estetiche e forti. Non è sempre così. Per esempio, mi è capitato di pubblicare un tizio che io alleno, che ha fatto due eventi di stacco a Canada Pesca. Però lui ha un problema a livello di vertebre. Mi pare che ha meno vertebre, adesso non mi ricordo. È tipo cifotico di natura. Lui non riesce a essere aperto. E questa cosa lo avvantaggia nello stacco. Quindi dovete sempre contestualizzare chi avete davanti se avete uno che fa un massimale e magari vi sembra sporco dovete vedere intanto chi è quanti chili alza e sperare che non lo faccia anche in allenamento perché finché il massimale sporco ci sta se poi in lo fa pure è una merda ok quindi non prendete quello che faccio io come se fosse la media non tutti si possono permettere di fare massimali come faccio io puliti più delle volte sono sporchi ma l'importante è che siano efficienti Eh, perché sono stanco oggi. Ho avuto la a stamattina ho montato il video di Marco PT eh, poi ho allenato un ragazzo. Io non mi sono allenato oggi. Lunedì è il mio giorno di ferie, non faccio un cazzo, poi mi sono messo al sole. Ho risposto ai video. Ho un sacco di video da rispondere. Un casino. Oggi la c'è. Lunedì è il giorno nero proprio per, per Whatsapp, e poi c'ho la, la live stasera. E poi tra un po' dovrò preparare la copertina di questa live perché non è che io carico così a cazzo di cane quindi Marco PT ha donato 1000 euro sì magari io penso che al prossimo sbadiglio interrompo la live anche perché siamo a 310 e la gente si è stufata Facciamo che interrompiamo? Facciamo l'ultima domanda e poi basta. Dai, che sono un'ora e mezza. Non posso stare come l'altra sera, due ore. Perché ho quel bastone? Perché mi fa sentire potente, un leader. E Perché avrei bastonato Marco tutte le volte. Se Marco fosse venuto dal vivo, allenassi qua tutte le volte. Io col bastone in testa gli avrei dato. Sapete che sono capace di spezzarmi questo bastone sulla tibia? Quando, ero, quando facevo box thailandese facevo così, bam, me lo spezzavo da solo, no? Poi, quando si accorciava, spezzavo questa parte qui, fino a tre parti riuscivo a spezzarla. Terzo colpo, davo fortissimo. Penso che sarei capace anche adesso di farlo in diretta, però ovviamente mi serve molta velocità per farlo. Mi faccio se c'è qualcuno che lo fa, perché mi dà una botta secca. Il bastone volerebbe via ok l'ultima domanda powerlifter femmina più figa secondo te l'ho già detto in passato no meglio che non lo dico perché sennò dopo la, la tartassate l'ho fatto una volta questo gioco hanno bombardato sta ragazza di messaggi colpevolizzando il ragazzo e dopo insomma mi sono sentito molto in imbarazzo io perché ero convinto di essere in un gruppo segreto ho detto secondo me la ragazza più figa è lei invece ero nella chat invece ero nella home di un powerlifter tutti hanno letto quella storia, tutti hanno chiesto in massa a uh, lei, brutta troia rispondi cazzo in chat, il, il, il ragazzo suo si è incazzato con me, ho detto guarda io ho detto che è una figa, ma che colpa ne ho se questi tutti vanno in massa qua, non è che quello che dico io fa tendenza, purtroppo sì, è successo quello, ho dovuto giustificarmi con lui, manco gli avessi della troia, però poi è successo il fine mondo, perché poi... In FPL, questa l'ho incontrata. Io stavo molto in imbarazzo. Perché ho detto praticamente pubblicamente che lei per me è la più figa aiuta a FIPL. Se mi ascolta sa che eh, mi riferisco a lei ovviamente, e questo è quanto. Ehm... Ok, sbaglio. Ma ho detto che è finito. Allora facciamo i, facciamo i saluti ragazzi, ci vediamo ogni lunedì sera perché come ho detto è il giorno mio più rilassato, non mi piace fare la live dopo che mi sono allenato perché mi, mi stanco, dovete capire che quando arrivate a 38 anni, sì potete arrivare forti, giovani, quello che volete, però il recupero è diverso, io mi accorgo che non riesco più a fare le cose che facevo a 20 anni, cioè a 20 anni potevo stare 20 ore avanti a un joypad, adesso 3 ore vado a dormire. L'allenamento anche mi sfianca, mi devo recuperare un po' di più. L'unico problema con l'età non è che non si può fare i chili, la massa, è che il recupero cambia. Quindi dovete... La cosa bella è quella che vi, servono meno, vi serve meno volume per migliorare. Perché poi oltre a essere 38 anni sono anche avanzato. Quando ne avrò 48 sarà ancora peggio. Quindi devo cercare di fermare questo declino allenandomi sempre senza mai fermarti, fermarmi. In modo che a 48 ci arrivo ancora questo fisico, si spera, no? Magari farò una dieta prima o poi, perché mi devo togliere anche il stasera dalla scarpa. Un po' come ha fatto Scheraggi, però non come ha fatto Scheraggi, in modo meno. senza arrivare un panzone, capito? A perdere già 5-6 kg farebbe molta differenza a me. Mi farei seguire da un nutrizionista, magari bravo e chi lo sa. Magari quando starò lontano dalle gare. Ehm... 5 Samurai lo vedevo. Sì, bello bella anche la sigla italiana, ma se io mi bombassi, vi direi, vi direi più o meno come diventerei. Allora, sarei a capi più 20 al 10% di grasso, poi farei 220 di panca, 310 di squat e 320-30 di stacco. Sono numeri che teoricamente da natura si sì, potrebbero anche fare al mio livello, ma c'è da, da picchiare parecchio e da credere peso corporeo. Io invece parlo proprio di tirarmi, e prendere forza, cosa che da doping si potrebbe fare. Quindi quando mi dicono che sono dopato, per me è un'offesa perché con i miei carichi, se fossi dopato, sarei scarsissimo. Quindi o sono uno scarso dopato o sono un portato natural. Tra i due preferisco essere il portato natural che lo scarso dopato, ok? E quindi a me mi offende, molti dicono è un complimento, a me mi offende, non è un complimento. Ok, ragazzi, chiudiamo va bene. Facciamole. Non farò come Marco pt che chiudo la live. L Ho fatto quella sera. Dico, ultimo commento: uh, via dei vegani. No, basta, basta. Chiudo, batta, batta. Ma che stai Marco? Fai il bravo, lascia perdere Matteo Marcon perché ti fa un culo anche lui. Ok, anche perché Matteo a me sta simpatico e sai perché? Perché è immune. Che vuol dire immune? Io ogni tanto. Quando non conosco un soggetto, faccio una frecciatina cercando di trovare qualcosa che lo fa incazzare. Se quella persona capisce la battuta e capisce che il mio intento è di farla arrabbiare, lui si fa una risata. <ride> Bella Domingo, grazie mille. Quella persona per me a stare allo scherzo, quindi è automaticamente immune. Vuol dire che io non posso più fargli niente, non lo stuzzicherò mai più, e quindi non finirà mai nelle mie storie, non verrà mai punzecchiato. Ma più quello se la prende, più mi risponde male, e più nutre il troll e il troll si alimenta di questo e continua e continua. Quindi, eh, Marco deve smettersela di prendersi tutte le volte che lo stuzzicano, perché la gente ormai ha capito che lui è un boccalone, ok? Figuratevi che eh, l'amico suo piccola chicca che non ho detto nel video, Andrea Savio, in realtà aveva detto una volta a lui che avrebbe mollato lui per andare con me, ma era uno scherzo. Marco mi scrive, eh mi hai portato via pure la mia regina migliore, oh, tutti mi hai portato via. Io non so se stava scherzando, ma era serio. Che poi ho saputo che era uno scherzo di Andrea, cioè, alla fine, eh, pure pur gli allievi lo prendono per il culo. Eh? Masa, già, Marco, fate qualche domanda. Poi, alla fine, andrà veramente con me perché hanno fatto una scommessa. Tutte e due, ma che fate le scommesse? Scommettevano sul fatto che lui non potesse farci fare ciao di banca, cioè, praticamente stava scommettendo sul mio fallimento. Perché se io ti ho detto che ti faccio migliorare, ti faccio migliorare. Alla fine è stato di parola e io, Andrea Savio, l'ho sempre punzecchiato su tutti i post su Facebook: metteva la sua panca, io, panca rimbalzata, panca rimbalzata. Questo da un po' mi odia. No, no, lui ha, ha visto che tutti gli leccavano il culo: Andrea Savio, 190 uh, fortissimo, brevissimo. Io, no, fa, fa schifo, panca pessima. Stai perdendo bene Io, sempre contro, contro, contro. Andrea a pensare, va detto, tutti quanti lecca culo. L'unico mi va contro è l'unico sincero, Domingo. Vado da domingo, ok? E con questo chiudiamo la live. Ma Andrea Savio ha migliorato eh, tre settimane che sale Ah, ecco, cosa è successo? Ha fatto una panca board. Perché Andrea Savio ovviamente è da Marco. fa i salti di grossi. No, oppure non, ancora non è abbastanza efficiente. Ha toppato una doppia con 560 board. Marco, ah, 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 con me ha fatto 180 a board con te ha fallito. Ha ah, peggiorato. Porco dio Marco peggiorato appena è iniziato, già è peggiorato. Ma non cominciare a sparare a cazzate. Tu non sei mai stato sovraccarico in vita tua. Che cazzo ne sai cos'è il sovravelamento? Non dormo la sera, uh, non dormo. Ma roba da matti, ma è roba da mettersi i mani fra i capelli. Ah, non ce l'ho, vabbè, ragazzi, chiudiamola qui. Vi ringrazio tutti per la partecipazione stasera. Non ho fatto il porco, non, ho, non, vi, ho non vi ho spillato dei soldi. E ci vediamo al prossimo video. Che sarà ovviamente a giugno. Non so se fare la o il video della gara del mio ragazzo che farà a fine settimana. Vorrei prendermi in una pausa, quindi magari il prossimo video non uscirà presto. Non lo so. Non, non vi dico cosa, però. O la o un video della gara che farà lui di stacco oppure qualcos'altro che mi viene in mente. Ok, Mo facciamo un po' a calmare le acque, fatemi godere un po' la vacanza. E ci vediamo prossimamente, o comunque la prossima live la faremo lunedì sera. Va bene? Quindi vi saluto a tutti, e buonanotte a tutti! Ok, chiudiamo la live. Mi raccomando, sempre sintonizzati su questo canale.